Oggi in questo mercoledì video 14 luglio 2021 cosa sta passando nella regista? Come si fa a fare i versi? Così tutto a posto? Sì. Tutto bene? Sì. Oh là, meno male. Dunque. Oh, oggi cosa vediamo? Allora, qua in fianco a me c'è una scatola con delle buste che si chiamano Superstar Mondiali. Siamo alla caccia di due carte in particolare, che sono il drago bianco del bianco e il mago nero del nero, o meglio il drago leggendario del bianco drago e il mago leggendario del nero, che sono le due carte più ricercate di Superstar Mondiali. WhatsApp è l'acronimo. E ci guardiamo anche questa oggi per la rubrica gli articoli vintage di Boss. Oggi apriamo questa, che bella. Signorina, la signorina della regista che la sta ridendo perché ha fatto così la team prima, Maddo! Ho preparato gli attrezzi di lavoro. Il pittore c'ha la tavolozza, i pennelli, il boss c'ha le sleeve di tutti i formati, e questo potete vedere, e anche il mini snap che poi andiamo a vedere, più l'album Top Binder, di cui mi sono preparato una pagina qua in fianco per un motivo particolare che poi andiamo a vedere. E allora, prepariamo però la tovaglia, la nostra tovaglia, un altro attrezzo di Boss per il suo lavoro. Il pittore c'ha la tavolozza e Boss c'ha il playmat. Ma che bello, oggi ho fatto, visto che siamo alla caccia del drago leggendario del bianco, il drago bianco Kiblu di Kaiba Majestic, non poteva non essere la mia scelta di oggi. Ci sono anche le sleeve e il deck box. Così se vuoi fare un tuo bel set completo da players, puoi farlo tutto. Aspetta, c'è una telefonata in arrivo. Io mio! Superstar Mondiali! Chuck! Si sbusta! E allora! Signorina, le richiedi? Oggi è rimasta letto stamattina. Bene. Dunque, what's up, Superstar Mondiali? Dove sono le bustine? Signorina, tanto va per la sua strada, no? in un altro negozio. No, mi fa ridere quello che scrivo. Cosa scrivono? Caldi come una grigliata mista. Caldi come una grigliata mista? Non l'avevo mai sentita. Dunque, adesso sbustiamo 24 bustine. Preparo un lotto come se tu lo ordini da noi, te lo prepariamo per spedirtelo. E allora mi sono preparato le bustine. Aspetta che arrivi. Eccole qua, belle pronte, belle calde come la grigliata, no? Uh-huh. E attenzione, le contiamo 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa di prima dentro, no, ultima parte, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mi sembra che con delle carte a giocare a briscola. 24. A posto, ma che belle, questa la tieni da parte, così se non sbustiamo niente apriamo ancora buste. Eccole qua, una caratteristica di Superstar Mondiali sono le diverse artwork che abbiamo per le bustine, no? Una delle poche serie, cioè poche, all'epoca quando è uscita erano veramente poche, adesso cominciano ad essere un po' di più, ma comunque poche rispetto al totale, che hanno le artwork diverse. Abbiamo quattro artwork, giusto? O erano cinque? Quattro. Ok, grazie signor cameraman che mi ha corretto su, cioè mi ha dato un numero esatto di artwork. E allora partiamo queste quattro bustine, no? Apriamole così in scioltezza, in sciolte agilite, senza troppi fronzoli, no? Vediamo se troviamo una delle due carte nere. Dov'è la carta nera? È sopra o davanti? No, è in fondo. È in fondo? Ah, bene. Aspetta che mi imposiziono. Cronomalia Disco di Nerva. La Disco di Nerva è una discoteca. Cronomalia Disco di Nerva è una discoteca che si trova a Nerva. Il Nerva Disco. Cavaliere. Invece no, mi sa che invece no, è la prima. È il contrario. Esatto. Cavaliere Pesante, bisogna fare il trick. Numero 18, rottura Fantasmatrucco e Drago Nuvola Occhi Galattici. Partiamo comunque con una bellissima carta, perché un Cronomalia Disco di Nebbia non è assolutamente male. Dunque, apriamo col trick, così non ci roviniamo la sorpresa subito. Giusto. Così, tac. Aspetta, ok, così che non c'è? Si è visto bene. Beh, certo, Boxer. Attenzione, non è nera. Però la carta più bella del set, ad eccezione delle due carte nere,
Soldato Galattico, non so se è ancora la più bella, signor Cameraman. Sì. Spettacolo, perché poi l'ha ristampata, però tanta roba. La così che ho fatto? Ah no, ho fatto così. Ho fatto vabbè, così. Spero di aver fatto giusto, attenzione. Esatto. Abbiamo in natura. Cerca di stare fermo, allora, però un attimino, non facciamo così, che sto facendo tutte le volte, se no mi fai. Ok, allora facciamo che io metto le carte belle di qua e il centro sbusti di qua. Chiedo venia. Sono un po' emozionato alla caccia di. Attenzione! Serafino delle stelle Bilancia. Gadogò ed è. Non è nera. Bladesman, eroe elementale. Siamo partiti con un tridente spettacolare. Veramente spettacolare, tipo. Chiesa, Berardi e il Gallo Velotti. Sorella Gagagà. La sorella Gagagà è una cara amica. Salutiamo tutte le sorelle Gagagà all'ascolto. Però non è la carta che cerchiamo. E le altre carte di questa bustina con un bel numero 55, Golia, Gogogo. Non si è ricordato di Bernardeschi. Bernardeschi entra solo se si rompe Chiesa. Attenzione! Andiamo alla caccia, bisogna fare il trick. Il trick è così, perché sennò scopriamo subito la carta più bella e non è bello. E ci togliamo tutto il gusto dell'esultanza. Che c'è? Busta sempre nello stesso posto. Qua tutte, ok, allora, qua vengono tutte le super, a posto. Ma sono, mi sono messo nello stesso posto. Ma dove? Questo è il nuovo posto. Attenzione! Numero F0, futuro utopico! Brivido! Perché c'è anche lui, una carta molto molto bella. Io direi che sulle prime 5 bustine, a parte le due repliche, non potevo chiedere meglio. No, le secret meno belle di qua. Le secret più belle di qua, che poi non sono secret, ma sono Prismatic Rare, giusto, signor Cameraman? Sì. Quelle che poi hanno riproposto. La prima uscita di questa particolare rarità è in questa serie. Dopodiché le abbiamo riviste nelle Mega Tin. Chissà dove si mette adesso. Qua, sempre qua. Attenzione, che colore è? È un cacciatore numerale. Questa cartina qua doveva chiamarsi cacciatore di numeri. Io vorrei sapere chi l'ha tradotta e l'ha chiamata cacciatore numerale. Perché il cacciatore di numeri era un nome fighissimo. Cacciatore numerale mi sembra uno che è in giro a cercare le cartelle per la tombola. Ma andiamo avanti, ormai è tardi. Aumento dell'araldo! Drago Ruggito, un bel Naturia, Gaiastiro, perché questo qua mi piace fare le faccende a casa. Attenzione! Portale del destino! Nostro Prismatic Rare della bustina. Continuiamo. Chi c'è? Che ci vuole, che domanda? No, Kebab G, ti saluto. Kebab G, grande! Prima o poi vengo a mangiarlo il tuo pane. Ogni volta che lo guardo mi viene l'acquolina in bocca. Lo dici una volta. Ragazzi, Kebab G, seguitelo su Instagram. A parte un panino spettacolare, anche un profilo con un sacco di meme pazzeschi. Tutti a tema Kebab G, grande. Ci devi portare. Assolutamente sì. Attenzione, Bladesman era elementale, figata, bombazza, secondo Bladesman, bello signor Cameraman, mi possiamo spostando bene comunque. È Giacinto, ci è arrivato anche Giacinto. Grande Giacinto, vado. Che ora me là è sulla mezzanotte, no Giacinto? Lui. Giacinto, per chi non segue le live, è dall'altra parte del mondo rispetto a noi, lui è in Australia. Rottura fantasma truca, altro Bladesman! Bombazza! I lotti da 24 bustine sono, lo ripeto per chi magari non lo sa, completamente random, per cui può capitare di trovare in così poche buste così tanta roba bella. Attenzione, numero 18 and onomatopia. Poi succede che trovi anche onomatopia, vabbè, ci sarà, anche poi trovare sempre solo Bladesman o solo Galattico. Madonna, alla caccia! Aspetta. Che c'è? E chiudi. Tac, chiudiamo. Scusate, continuano a chiamarci, ragazzi. Qua siamo ricercati. Attenzione! Nel senso buono del termine. Siamo ricercati. Ah, sì, non era la sirena di prima, non era. Madonna, 4 Bladesman! Cioè, 4 Bladesman, ragazzi. Se quando era uscita WhatsApp c'erano questi lotti e aprivi 4 Bladesman, eri veramente, veramente contento. Comunque Giacinto ci dice che là è l'una e mezza. L'una e mezza di notte, sottolineiamo. Mentre Mark Corporation ti dice: ho scritto per te una cosa in privato, un pensiero per te. Grazie mille. Poi vado a leggermi. In direct io vi rispondo quando riesco. Scusate se magari non rispondo subito, passa magari mezza giornata, ma
purtroppo devo dosare il tempo. Attenzione, capo dell'ordine. Tipo mentre io cucino. Esatto, mentre la signorina della registrica cucina, boss, risponde a Instagram. Attenzione. Giriamo. Potrebbe essere. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere una carta di Yugi tipo questa, tipo giocarsi il tutto per tutto. Come va? Questo somiglia, no, questa è la carta di Daitan 3. Per chi ha visto, per chi ha mai visto Daitan 3, la sigla di Daitan 3, e sul finale c'è un'immagine molto simile a questa, nella sigla del cartone animato. Guardo la carta, mi viene in mente Daitan. Ebbè, alla tua età, capisco. Eh sì, certo. Attenzione! Attenzione, pronti? Vediamo cosa succede. Ragazzi, è nera. È un altro F0 oppure no? Eh no! È il mago leggendario del nero! Bombazza! E l'abbiamo trovato! E andiamo! Mago leggendario del nero! Spettacolo! Figata! The Champion! Per Gunny, immagine per Gunny. Benissimo! Mago leggendario del nero e andiamo a ingustarlo, no? Dunque, il signor cameraman prima mi ha fatto... Allora, notare come imbusto ultimamente le carte, perché siamo in attesa delle perfect size versioni mini per Yugi, ma non si sa ancora quando arrivano, è 9 mesi che abbiamo ordinate, chissà. Però ho trovato un modo alternativo per... Quindi, abbiamo la bustina mini Hyper Matte Clear. Voilà. E mettiamo la carta dentro qua. Poi, dopodiché, la... Perfect Size di KMC, quella formato standard, quella che normalmente calza a pennello per le carte di Pokémon e Magic, ma in questo caso calza a pennello anche per la nostra carta imbustata, ok? Dopodiché, la figata sono questi contenitori che si chiamano Mini Snap, che stiamo utilizzando. Tra poco arriverà un bel carico, visto che abbiamo fatto un bell'ordine di questo fantastico prodotto, che si apre, se si riesce, no, si riapre comodamente. Poi si posiziona la carta nella parte più stretta, che è questa qua, girata, così la carta non balla, viene bella centrata. Che c'è, signorina? Là. Che cosa? È l'altra, la parte più stretta. E questa è la parte più stretta, è giusto. Dopodiché si chiude, non ascolti la signorina della regia di Instagram che dice che la parte più stretta è quella più larga, però fa niente. E poi la chiudi. Dove i suggerimenti sbagliati. E voilà, la giri e la carta è così. Nella sua... È come se fosse un top loader. Esatto, però un top loader, ma su misura, si chiama Mini Snap. La cosa più bella, tu dici che questa carta fatta così la puoi mettere o nella scatola Cast Collection, là, perché dove puoi conservare tutte le tue carte, poi ci facciamo un video dedicato. Ci sta, e si chiude la scatola. E si chiude, c'è anche il coperchio, voilà, tac, queste sono le altre carte, per tutti i giochi di carte collezionabili. Oppure tu dici, ma io non la voglio nella scatola, la voglio dentro un album. Benissimo, la pagina dell'album Masterfield per i top loader entra, è perfetta per le carte in mini snap. Dopodiché prendi il tuo album top builder e la metti dentro. Là, adesso facciamo vedere. Poi stiamo studiando anche un top builder un po' più alto, proprio per questo tipo di collezione. E voilà, vabbè, lo chiudi e ti fai tutto il tuo album top binder fatto così. Adesso per qua c'è un foglio di prova a 9 tasche, vabbè, questo è quello per il top loader, e abbiamo anche l'album per collezionarle. Intanto però la teniamo qua fuori, perché così almeno ce la gustiamo per tutta la durata del video. Ebbene sì. Bene, continuiamo, perché abbiamo ancora buste da aprire. Abbiamo un totale di 24 bustine. Che c'è, signorina, della regia di Instagram? No, niente, posso. Le carte meno pregiate, meno belle di questa serie le mettiamo da parte nella nostra scatola. Continuiamo il video, ricordiamo che a fine video ci apriamo questa. Che bella. Due cose hanno chiesto di ricordare cosa stai aprendo. Sto aprendo Superstar Mondiali, WhatsApp, che è WSUB e ragazzi, non ti sei fatto il trick. Di solito insulto
stavolta sono rimasto basito. Perché neanche nel più bello dei sogni puoi aprire due bustine a fila di superstar mondiali e spostare prima il mago nero del mago leggendario del nero e poi il drago leggendario del bianco. Bello! Guri, fai una foto, no? Quello del il Cristo di Rio de Janeiro. Mentre in busti hanno fatto una domanda. Sentiamo. C'è una faccina alla fine, quindi è una domanda retorica. Ok. Però chiedono: ma cosa vuol dire Giova? Come cosa vuol dire Giova? Ce l'hai sul cappellino, sulla maglia. Ci manca che ce l'hai sulle mutande. È Giovanni. Tuo cugino. Giovanotti, vanto. Attenzione. E anche qua il drago leggendario nero lo facciamo doppia bustina, poi ce lo mettiamo nella... Ah, comunque dov'è? Ricky Blue aveva detto prima: se salta fuori anche il drago leggendario dal bianco, vi compro un Elite Trainer di Shining Fate. Ragazzi, e ti tocca. Procediamo all'ordine. Tanto sai come si fa. Che botta di schnaus. Si può dire, sì, certo. Boh, sei stato veramente, veramente bravo nello sbustin di oggi. E ha tirato fuori le due, cercava una delle due, io già era gran festa se ne aprivo una sola, due ne ho trovate. Comunque i lotti da 24 bustine sono fatti così, Signor Cameron, che c'è? Oh, sì, no, non è attenta, Signor Cameron, questa ragazza oggi non è attenta, sta leggendo, la vedo un po' così, sarà la primavera. Bene, la primavera estiva. E signor Cameron, ogni quanto c'era nel box sigillato, ogni quanto si trovano questi a memoria? Uno ogni due, tre. E qua invece siamo stati un po' più fortunati. Vabbè, mi sono spoilerato senza triva, però abbiamo già trovato il mondo, quindi campo dell'ordine. Scherzava, Ricky Blue era solo perché e altre carte. Bene. Continuiamo adesso col trick. Si sa mai che ne tiriamo fuori un altro. Arrivati a questo punto. Tutto è possibile, che figata! Ma in Nerdmania ti dice: boss fa miracoli e poi boss è Giovanni. grande. Perché era la mia stessa età, per quello lo dice. Grazie. Ti stimo. Ma noi siamo giovani sempre! Bellissimo! Serafino delle stelle scettro. Allora la sedia è quella più buona, giusto signor Cameron? Sì. Ma anche il Serafino. Andavano in coppia. Vediamo se troviamo la sedia. Perché una delle carte top di questa serie è la sedia, che ai tempi, quando uscì Superstar Mondiali, era molto molto giocata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Robofiore, Drago Kabuki o Kabubi a scelta. Un altro Serafino delle stelle scettro. Ale, vabbè, del resto, come ho già detto poco fa, il rate, cioè queste buste sono completamente casuali, per cui può succedere di fare degli unboxing pazzeschi come sto facendo io in questo momento. Attenzione! Trasmigrazione tachionica. Carta beritranchi, la teniamo da parte. Ancora 5 bustine. Io voglio la sedia, vediamo se troviamo una bella sedia. E così ci accomodiamo bene. Vediamo Drago Nuvola, Boxer. Poi c'è anche Mutande. Però attenzione, sono la Gagaga. Niente, sono la Gagaga. La mettiamo insieme all'altra sorella Gagaga. Prima l'hanno chiamata la sorella Lady Gaga. Sorella Lady Gaga, ci può anche stare. Salutiamo la signorina Germanotta. Ciao Ger, ci sentiamo dopo. Ger. E la chiamo Ger io quando ci sentiamo così. Vuole essere chiamata Ger così. Ah, ok. Io che non avevo detto, mi posso chiamare Lady Ger? No, solo Ger va bene, a posto. La sedia è lei? Eccola qua, la nostra seggiola! Serafino delle stelle sovranità. Ribattezzata la sedia, perché nell'immagine c'è una sedia. Del resto il nome era troppo lungo per i giocatori, per i players. Sedia, la sedia era più veloce da dire. Che boh, 24 bustine! Non potevo chiedere di meglio, veramente una figata pazzesca. E non ho più spazio per le carte belle. Attenzione, e non è ancora finita. Di che colore è la prossima carta? Cacciatore numerale, niente. Quella che ti piace a te. Quella che non piace a me, perché mi ha dato un nome che non mi gusta proprio. Mi spiace, signori di Konami Italia, vi voglio tanto bene, ma lì un po' meno. Attenzione!
Drago ruggito, ho letto drago rutto, era da qua sembra drago, certo. Drago rutto. E il drago che beve un sacco di Coca-Cola. Attenzione, un'altra sorella Gagaga, terza sorella Gagaga. Ultima bustina, però io questa, la prima bustina che ho presentato, comunque la apro. L'ho messa da parte, sai, vuoi mai, no, la apro io, non la registro. Poi lei, tu apri quello, altre cose. Attenzione! Ah, sì, oggi mi fai aprire. Forse. Ma... attenzione! Io se le rimango. Oh, che colore ha questa carta? Verde. E quindi è una onomatopia. Ultima bustina! Poi ci apriamo. O facciamo prima? No, facciamo prima la WhatsApp. Così chiudiamo la parte WhatsAppica. E poi andiamo nella parte storica di questo video. E allora, giriamo, che c'è signorina? Ma aspetta, prima di far vedere, aspetta. Ma in Nerdmania dice, di 75 dice, il drago rutto distrugge tutto, pure il terreno, il tavolino. E beh, certo, il drago rutto è... lo puoi anche potenziare. Polimerizzi con due Coca-Cola e il drago rutto diventa pazzesco. Attenzione! Oh mamma. Ma è nera? Sì. Ma per davvero? Non ci sì. posso credere. Ma è un F0. È un F0? È un F0. No. No. Cioè l'ho presa a caso, giuro. Cioè ragazzi, ho preso la scatola dal magazzino a caso per farvela vedere. È un F0. Allora, signorina dice F0. Sì. Camera in bagno, io dico un altro drago. Attenzione, il numero 86, apposta. Nessuno dei tre. Ci eravamo dimenticati che c'era anche il numero 86. Il campione eroico, dai, no, vabbè, ci sta, eravamo casatissimi, ero passato, già stavo sognando, 25 bustine tra carte bomba. Bene, dunque, allora, com'è questa WhatsApp, questa superstar mondiale uscita 5-6 anni fa, così a memoria mi sembra che fosse il 2015, è una serie sempre bella, poi queste due carte con scritto replica, sul prima del logo prima edizione, che non si possono giocare queste carte nel torneo, no? Sono uscite già bandite, però Konami non poteva non farle e allora le ha pubblicate in questa serie speciale di qualche anno fa. Dunque, prendiamo le nostre raccogliamo le nostre carte dal nostro campo di sbustaggio, lasciamo giù solo il mago e il drago. Ti è posto bene. Ale, mettiamo a posto bene la nostra scatola da 35 spazi di Cast Collection. E adesso ci... momento... bel momento, ragazzi, è un bel momento. Questa confezione di... quanti anni ha questa confezione? Non c'è copyright. Il copyright si dovrebbe capire 2008. Vado a memoria 2008, non leggo il copyright. Vabbè, lo vendiamo sulla bustina, limite. Comunque, a memoria 2008. C'è anche il signor Erghi, intanto che non lo va a vedere, perché è un momento pazzesco. Perché ho scelto di aprirla? Perché purtroppo la tin è arrugginita al suo interno, ahimè. E ritengo che non... fuori, non all'esterno, all'interno. All'esterno. Cioè all'esterno, cioè all'interno della confezione di plastica, all'esterno della tin. E quindi, dal mio punto di vista, perde un po' il valore collezionistico del prodotto sigillato. Per cui apro. E questa mini-tin qua, apriamo, attenzione, ha una particolarità al suo interno. Che nel frattempo ho risposto a Ulaku. Attenzione, allora l'apriamo. Il bello è che quando è uscita, ne aprivamo come se non ci fosse un domani. Perché? Perché quando è uscita conteneva... No. Che bello, che bomba! La bustina di Yaden Yuki. DP1 Unlimited Jaden. La bustina di Chats Princeton, che gli hanno fatto un vestito un po' più largo rispetto a Yaden Yuki, guardate la roba. Vedete che gli avanzava la carta di Chats Princeton, sempre Unlimited. La Yaden Yuki 2 in prima edizione, la Zane in prima edizione, ma soprattutto Aster Phoenix in prima edizione. L'emozione che mi è che soprattutto lei, sì. Due pezzi di Zane Truesdale in prima edizione, e le trovi solo qua in prima edizione. La figata che dentro questa serie c'è il Saber Drago con la versione alternativa, con l'artwork alternativo. Quando era uscita a suo tempo, il Saber Drago era tanta roba,
e lo volevi sbustare, e allora si apriva come se non ci fosse un domani, anche perché appena arrivato e mica lo sapevi che il Cyber Drago era short-printed. Era raro, sì, ma short-printed, vai a trovarlo. E quindi se ne sono aperte veramente, veramente tante alla caccia del Cyber Drago, che valeva un sacco di soldi, ma penso che anche oggi in prima edizione valga parecchio. Sono in mint perché è introvabile. Signorina della legge di Instagram, non le apri? No, no, ma che le apri? No, le prendiamo, le imbustiamo. Abbiamo le nostre sleeve, le nostre tarot. Queste io le ho aperte perché per chi c'è, chi ormai c'è chi colleziona le bustine, sono dei pezzi da 90, assolutamente. Soprattutto la Zen in prima edizione, perché mentre le altre le poi sono uscite nei box, almeno Aster e Yade Yuki 2 sicuramente, questa nei box in prima non esiste. Hanno fatto i box però in Unlimited. Signor cameraman, i box Unlimited di Chats e Yade li avevamo fatti? Non mi ricordo, forse sì o forse no. Non mi ricordo se era un'esclusiva di questa mini tini. Indagheremo, se qualcuno lo sa ce lo può scrivere adesso in live, oppure può commentare il video con questa informazione. Là, le bustine per le sleeve, per le bustine, si chiamano Tarot. Scrivi Tarot nella sezione accessori del nostro sito e trovi tutte quelle che sono disponibili. Boss consiglia sempre Ultra Pro, in questo momento però non ne abbiamo. In alternativa consiglio Dragon Shield Arcane Team Man, questo, esatto, che si chiama Arcane Team Man. Queste sono sleeve per i giochi da tavolo, si adattano perfettamente alle bustine, quindi le utilizziamo per le bustine, visto che il formato ci sta perfettamente. Puoi scegliere anche quelle di Ultimate Guard, vanno benissimo anche quelle. Abbiamo qualche domanda? Una domanda di Mark Corporation che dice: hai anche una serie Oro 1 nella collezione? Ho anche una serie Oro 1, magari. La 2 sì, la 2 ce l'abbiamo ancora disponibile. La 1 magari. E poi... quante cose ci siamo aperti, potevamo lasciarli almeno un pezzo per... Boss non ci ha pensato. Ai ai ai, boss. Ho tenuto solo le cale, quelle sbagliate, le buste, le case tagliate male, con le stampe sbagliate. Quelle ce le ho, perché mi piacciono sempre un casino. Non mi ascolta. Che c'è, signorina della regista? Non mi ascolta. Che c'è? Qual è? No, comunque, poi ricorda dove trovano tutti i prezzi. Su lppcollecting.it trovi tutto quello che vedi nei nostri video e lo puoi acquistare. Puoi venire nel nostro negozio in via Belvedere 23 ad Arcore, provincia di MB, che sta per Monza e Brianza o per Molto Bene, oppure fai l'ordine e spediamo in tutto il mondo, anzi tutto il sistema solare, isole comprese. Bene, ci siamo! Siamo i saluti finali del video di oggi, del mercoledì video di oggi per quel che riguarda Yu-Gi-Oh! Ti ricordo il martedì sul nostro profilo Instagram l'appuntamento col fantastico quiz, col booster quiz, 5 domande, indovina che busta ha fotografato Boss, e se fai upline comunicalo, non barare perché non è neanche bello, non vinci niente, vinci, bravo, hai fatto, le indovinate tutte. Bene, e allora, che dire, anche per questo video è tutto. Che c'è, signorina della regia Instagram? Sta facendo una foto. Bene. Sta fotografando il momento. Sì, e allora, sta immortalando il momento. Da Boss, dalla signorina della regia di Instagram e dal signor cameraman, anche per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. And check! Goodbye! Ciao!